approfitto subito per ringraziare gli amici del Partito Umanista di Milano che hanno organizzato questa giornata, tutti coloro che sono intervenuti prima di me e che interverranno dopo, e tutti voi che siete presenti ad ascoltare i relatori. Allora, iniziamo dicendo che il Partito Umanista... Scusate. Ok. Allora, il Partito Umanista è un organismo del movimento umanista, il quale si basa sulla corrente di pensiero conosciuta come nuovo umanesimo o umanesimo universalista. Questa si trova esposta nell'opera di Silo, deceduta poco più di un anno fa, e in quella dei diversi autori che da essa si sono ispirati. Questo pensiero, che implica anche un sentimento e un modo di vivere, si plasma in molteplici campi dell'agire umano, dando origine a diversi organismi e fronti di azione che si applicano nei propri campi specifici di attività con un obiettivo in comune: contribuire all'aumentare della libertà e della felicità degli esseri umani. Allo stesso tempo, hanno in comune la metodologia della non violenza attiva e la proposta del cambiamento personale in funzione della trasformazione sociale. Il Partito Umanista è nato nel 1984 e nel 1989 a Firenze ha realizzato il suo primo congresso dell'Internazionale. A partire dalla fine del 2009 e fino alla primavera del 2010 ci siamo riorganizzati. Abbiamo riorganizzato le nostre forme, i metodi e la nostra struttura per adeguarlo ai nuovi tempi. Per questa riorganizzazione siamo partiti, possiamo passare alla slide successiva, ok? Siamo partiti da una riflessione. Nei nostri documenti da sempre parliamo del superamento della democrazia rappresentativa per avanzare verso la democrazia diretta. Ma la formazione culturale di ognuno di noi e del contesto in cui ci si muoviamo, originatesi all'interno della democrazia rappresentativa, rende complicatissimo questo passaggio. Poiché la democrazia rappresentativa genera una sorta di aspettativa nella guida delle linee guida che scendano dall'alto verso il basso per chiarire cosa fare nei propri ambiti. Il Partito Umanista non ha un capo o un leader che lo guida, che lo orienta o che dica che cosa c'è da fare, ma ha equipe di coordinamento, che siano di base in un quartiere, che siano nazionali o che sia internazionale, vale a dire equip che coordinano una molteplicità di azioni, prese di posizione, iniziative, proposte e campagne che sorgono dalla base e che si coordinano nell'ambito nazionale o internazionale a seconda delle necessità. Abbiamo quindi solamente tre livelli: le equip di base, le equip di coordinamento nazionale ed equip di coordinamento internazionale. La tendenza ad aspettare o esigere che altri facciano quello che io credo ci sia da fare non è propria del nostro stile. Crediamo che l'attitudine che rifletta meglio il nostro stile sia farsi carico, vale a dire, se credo che sia necessario realizzare una determinata azione, allora dovrò essere capace di contribuire a formare un gruppo di persone affinché quell'azione la realizzi. Tuttavia, se abbiamo poche o molte equip di base e se hanno poche o molte attività, in ogni caso sarà necessaria comunque una strategia comune, sia nazionale che internazionale, che dia un certo fondamento e un filo conduttore alle diverse iniziative. Queste strategie comuni non dovranno in nessun caso intaccare l'autonomia sia delle equip di base che delle varie equip di coordinamento nazionale. Questo è un cambio di sguardo, è una forma differente nel modo di porsi, e su questo cambiamento è bene riflettere a proposito della sua profondità. È soprattutto un cambio mentale,
È un click nella testa che si deve fare per comprendere questo cambio. Per comprendere meglio il senso del funzionamento di questa equipe di coordinamento all'interno del Partito Umanista, faremo un esempio, appoggiandoci allo sguardo del lavoratore, allo sguardo dell'aviatore e allo sguardo dell'astronauta. Questo è un esempio che forse qualcuno di voi conosce. Le equipe di base lavorano in modo radicato, per cui lo sguardo che tendono a sviluppare è uno sguardo molto locale, molto puntuale, importante e necessario, come uno sguardo dal punto di vista del lavoratore. Parliamo ad esempio di un lavoratore che lavora la terra. Le equipe di coordinamento nazionali coordineranno invece le attività delle varie equipe di base, l'integrazione politica e la visibilità all'interno di un dato paese. Lo sguardo che tenderanno a sviluppare è uno sguardo a partire dall'ottica della realtà di ogni paese, vale a dire uno sguardo dal punto di vista dell'aviatore. Tuttavia comprendiamo che in questo momento storico lo sviluppo del processo planetario tende alla mondializzazione e pertanto il processo mondiale influenzerà presto o tardi ciascun paese. Pertanto, se avessimo solo lo sguardo del lavoratore e dell'aviatore, il nostro sguardo sarebbe parziale e incompleto, mancando di una prospettiva maggiore, vale a dire che mancherebbe lo sguardo dell'astronauta per avere una visione completa dei processi sociali. Questo è lo sguardo che ha la nostra equipe di coordinamento internazionale. Quando parliamo degli sguardi del lavoratore, dell'aviatore e dell'astronauta, non stiamo dicendo che uno sguardo sia meglio di un altro. Uno sguardo con una prospettiva più ampia permette un'adeguata azione congiunta se viene arricchito da sguardi con angolazioni più locali, ma potrebbe succedere anche il contrario. Stiamo dicendo che tutti gli sguardi sono complementari e insieme permettono di prendere le decisioni più adeguate, non esistendo sguardi migliori di altri. Per questo motivo, lo sguardo dell'equipe di coordinamento internazionale non può essere impositivo. Al contrario, deve essere un elemento che permetta di prendere le migliori decisioni alle equipe di base e alle equipe di coordinamento nazionali. Vale a dire che l'equipe di coordinamento internazionale dovrà fornire elementi di analisi dei processi planetari che siano utili per l'analisi all'interno di ciascun paese e che simultaneamente, da ogni paese, si possa inviare all'equipe di coordinamento internazionale le informazioni su cosa succede all'interno del proprio paese in una retroalimentazione permanente, continua e necessaria. Questo esempio e l'importanza della profondità delle riflessioni che abbiamo fatto prima ha comportato la nostra riorganizzazione interna. Innanzitutto abbiamo definito che ci chiameremo Partito Umanista Internazionale, perché secondo noi il processo va fondamentalmente verso la mondializzazione, al di là delle tappe intermedie di regionalizzazioni continentali. Il Partito Umanista Internazionale ha quindi una strategia mondiale plasmata in obiettivi, pianificazioni, campagne e prese di posizione su scala internazionale. In questo senso, i partiti umanisti di ogni paese, all'interno del loro ampio grado di autonomia per svilupparsi, sono parte di una federazione. Adesso scendiamo un po' nel dettaglio spiegando sia i livelli di partecipazione che le varie equipe di coordinamento. In merito all'adesione delle persone al Partito Umanista distinguiamo due forme di partecipazione. Abbiamo gli iscritti e gli aderenti. Un iscritto è colui che, oltre a essere d'accordo con le tesi e le basi di azione politica, genuinamente si interessa e partecipa alle attività del partito. Riveste qualche funzione, diffonde idee e proposte. È in sintesi un militante. Un militante che si interessa allo sviluppo del partito, contribuendo al suo finanziamento con la quota annuale. Gli iscritti hanno diritto a partecipare nei processi elettorali interni, tanto per eleggere che per essere eletti, quanto per partecipare alle consulte che si effettuano nel partito per la presa di decisioni, siano esse locali, nazionali o internazionali.
Un aderente, al contrario dell'iscritto, non si assume nessun impegno e partecipa solo occasionalmente. Dove un iscritto va a portare la propria militanza? Nel nostro nucleo fondamentale, che sono le nostre equipe di base, sono la nostra struttura basilare, hanno la priorità rispetto a qualunque altra equipe di coordinamento. Agiscono per esempio in un quartiere, in un comune, oppure in un ambito studentesco, in un ambito lavorativo. È a partire da questa base che il nostro partito si organizza e si sviluppa. Queste equipe possono formarsi a partire dall'iniziativa di una o più persone, cosicché il responsabile di questa equipe sarà ovviamente in principio colui che ha formato questa equipe. Ma a partire da un certo sviluppo il responsabile diventerà colui che sarà eletto attraverso la votazione diretta, senza intermediazione e nessuna delega, di tutti gli iscritti di quella equipe. Tutti gli iscritti quindi avranno diritto a scegliere tramite voto diretto il responsabile di quell'equipe e delle eventuali diverse funzioni del livello sia nazionale che internazionale, ma questo lo vediamo poi dopo. Possono decidere, sempre mediante votazione, sui temi sociali più rilevanti a cui il partito dovrebbe dare una risposta. Ogni equipe di base potrà avere anche una gran quantità di aderenti e collaboratori, ma come abbiamo detto prima, solamente gli iscritti potranno partecipare alle votazioni, tutte le votazioni. Vediamo il livello dell'avviatore, l'equipe di coordinamento nazionale. Ha a proprio carico la pianificazione e la messa in moto delle strategie politiche nazionali, così come il coordinamento delle attività internazionali in ogni paese. Si occupa di dare una linea strategica comune a tutte le equipe di base. Genera ambiti di interscambio e coordinamento tra le equipe di base. Copre la funzione di segreteria generale, relazioni, stampa, formazione, diffusione e eventualmente altre se ce ne fosse la necessità. Le persone che ricoprono queste funzioni, queste segreterie, diciamo, sono tutte quante le persone che vengono elette per voto diretto di tutti gli iscritti, anche in questo caso senza intermediazione e senza nessun tipo di delega. Amministra i fondi che corrispondono a livello nazionale, cura le relazioni con gli altri partiti a livello nazionale, eventuali relazioni con il governo, ma il governo probabilmente non ci vorrà mai consultare, altre organizzazioni sociali, eccetera. Ovviamente è in contatto permanente con l'equipe di coordinamento internazionale. Vediamo l'ultima equipe, che è quella di coordinamento internazionale, a cui corrisponde un po' il ruolo dell'astronauta, come abbiamo visto nell'esempio prima. Coordina le attività a livello internazionale del Partito Umanista. Il termine coordina è ricorrente perché non decide nulla, così come l'equipe nazionale non decide nulla e via discorrendo, quindi coordinano. Da questo coordinamento si possono promuovere campagne su tematiche mondiali, si pianifica lo sviluppo del partito nei paesi in cui non è presente, si potrebbe definire eventuale appoggio in un qualche paese in occasione di determinate congiunture. Realizza analisi sulla situazione mondiale grazie all'interscambio che ha con le equipe di base e le equipe di coordinamento nazionale e quindi nel nostro schema ogni partito umanista nazionale è autonomo nella sua pianificazione pur coincidendo nella strategia mondiale. A sua volta ogni equipe di base è totalmente autonoma nell'implementazione di attività pur coordinandosi in un ambiente a livello in un ambito a livello nazionale. Al momento non abbiamo creato internamente altre istanze organizzative perché tutto si pianifica e si porta avanti attraverso le equipe di base. Garantire l'aumento della libertà e della felicità di ogni essere umano, che è comunque l'obiettivo per cui il Partito Umanista lavora, abbiamo detto all'inizio. Il rinnovamento permanente delle istituzioni giuridiche e politiche basato sull'idea del superamento del vecchio ad opera del nuovo e l'uso della trasparenza nei procedimenti politici adottati.
Queste sono le stesse condizioni che abbiamo scelto di adottare anche al nostro interno per assicurare uno sviluppo coerente dei nostri principi e dei nostri obiettivi. Molto semplice, ho finito il mio intervento. Grazie. Ora, l'intervento di Tony è stato molto semplice e schematico. Se posso fare un commento da tesserato, da iscritto, da prefetto umanista, infatti il tema è che poi mettere in pratica questa cosa ti mette di fronte a tutte le difficoltà della democrazia diretta. Faccio alcuni esempi. A che livello si decide rispetto a una cosa? Poi faccio proprio un esempio, mettiamo un po' in piazza i panni. Chi decide se in una città si appoggia una lista elettorale o no? Lo decide la città, gli iscritti della città, gli iscritti della regione, gli iscritti nazionali o quelli internazionali? E questo è proprio l'affrontare questo tipo di tematiche ci sta permettendo di avanzare, anche magari a volte sbagliando, a volte tra virgolette litigando, ovvero sia confrontandoci tra opinioni diverse, perché qui stiamo parlando proprio di un cambio di sistema operativo che vogliamo proporre addirittura per i paesi, per la società. Questo cambio di sistema operativo richiede proprio una sperimentazione. Questo va abbastanza nella direzione dell'introduzione dei prossimi interventi, che ci parleranno proprio di esperienze un po' più teoriche di modello rispetto proprio alla pratica della democrazia diretta. E se non ci sono domande, c'è una domanda? Innanzitutto il Partito Umanista è pieno di documenti, abbiamo degli elementi ideologici, abbiamo una storia minima, per cui chiaramente non ci sarà mai un eletto umanista, si suppone, che porterà avanti quel punto di vista che ha a che vedere con la non violenza. In caso di dubbi, l'idea è di consultare. Io non decido, io consulto, ma a volte anche di fronte a, dice, lei cosa pensa di questa cosa del quartiere? La risposta corretta di un politico umanista sarebbe, compatibilmente con quello che è compatibile con l'umanesimo, quindi se la gente del quartiere decidesse di cacciare tutti gli immigrati, va bene, io mi rifiuto, me ne vado, però deve essere una consultazione popolare. Sì, ne approfitto per provare ad aggiungere qualche elemento a Fabio, alla domanda che ha fatto Fabio. Io credo che la cosa importante è che, partendo dai nostri principi base, tutte quelle che sono le scelte che si possono adottare, che chiaramente non mettono in discussione quelli che sono i nostri principi base, dovrebbero essere messe nelle mani dei votanti, per esempio. Per quanto riguarda risoluzioni e scelte che noi potremmo adottare all'interno del nostro partito, così come è successo negli ultimi 2 anni dalla nostra riorganizzazione, sono già state fatte diverse consulte a cui hanno partecipato tutti gli iscritti, indistintamente dal luogo da dove abitano, da quanto stanno partecipando, tanto o poco. Se uno è iscritto ha diritto a votare e quindi nel momento in cui noi dobbiamo assumere una decisione e riteniamo, io ne sono il segretario nazionale, io non ho praticamente deciso mai nulla. Esattamente, io sono un televisore che manda in onda il canale che viene scelto dalla nostra base, sostanzialmente, vengo telecomandato.
No, adesso, a parte gli scherzi, io sono una funzione dell'insieme, rappresento il Partito Umanista, ma nel momento in cui noi adottiamo una serie di posizioni, se fare o non fare, una serie di cose, una serie di azioni, l'equipe di coordinamento nazionale, prima di assumere una decisione, ha sempre scelto di consultare tutti gli iscritti. Non abbiamo praticamente, a parte l'ordinaria amministrazione, tipo chi mette il comunicato sul sito, che ovviamente diventiamo anche un po' seri. Quindi, però, per tutte, a parte l'ordinaria amministrazione, tutte le nostre decisioni sono sempre state assunte da tutti gli iscritti. Quindi, in questo modo ho risposto un po' sia a Fabio, sia anche a quello che diceva Valerio. Tornando un po' alla domanda che faceva Valerio, nel momento in cui c'è da decidere, per esempio, se a Milano, candidarsi perché ci è stato chiesto di fare un'alleanza programmatica su una serie di punti importanti, abbiamo ritenuto, come equipe di coordinamento nazionale che era in quel momento presente, che era stata eletta, che la votazione doveva essere fatta a livello corrispondente. In questo caso specifico, faccio un esempio pratico, hanno votato tutti gli iscritti di Milano, perché era un tema che riguardava la città di Milano e quindi, a meno che non si stava mettendo in discussione, esatto, a meno che non si stessero mettendo in discussione le basi di azione politica, i nostri principi, per cui chiaramente potevamo fargli notare che forse questa cosa stava creando qualche problema all'insieme più ampio, quindi a livello nazionale, quindi in quel caso avremmo esteso la votazione a tutta Italia. Ma siccome questo non era il caso, la votazione l'hanno fatta a Milano e lì e questo dovrebbe essere il modello di come funzioniamo. Per ora ci stiamo riuscendo, chiaramente non siamo tantissimi. Probabilmente nel diventare tanti potremmo incontrare chiaramente qualche difficoltà, bisognerà aggiungere qualche altro elemento a questo livello di complessità, che è un livello di complessità abbastanza semplice, bisognerà aggiungere altri elementi sicuramente. Però per ora sta funzionando. Siccome siamo un po' stretti, perché volevo lasciare spazio ai prossimi relatori che hanno degli interventi un po' estesi. Sì. Sì, credo che a questo si può aggiungere dicendo che, come in qualche momento è stato detto da Valerio durante la giornata, chiaramente noi non pretendiamo di prendere la democrazia diretta e calarla nella realtà così come è oggi, no? Riteniamo che sia necessaria una sorta di educazione alla democrazia diretta, cioè bisogna creare le condizioni affinché le persone possano avere gli strumenti davvero per scegliere, perché altrimenti diventa davvero difficile, cioè potrebbero crearsi dei mostri. Non so se ho reso l'idea, però sì, cioè se si è riuscito a fare con 1,5 milioni, se non ho sentito male, vuol dire che si possono fare davvero tante cose. In questo la tecnologia sicuramente ci aiuta. Il progresso tecnologico, telematico sicuramente aiuta, quindi.